bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi siamo qua con questo meraviglioso Rules of Survival. Ragazzi, ormai lo conoscete meglio di me, ci giochiamo assieme tutti i pomeriggi dalle 13:30, lo sapete, e anche oggi ragazzi un sacco di novità belle sciugose che ci arrivano direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Rules of Survival, che trovate semplicemente cercando Rules of Survival Ita Official. Beh ragazzi, abbiamo dei super spoiler per quanto riguarda il prossimo aggiornamento. Probabilmente alcune cose arriveranno giovedì, probabilmente altre arriveranno il 31. Comunque sono tutte notizie ufficiali ragazzi, basta solo avere un po' di pazienza per aspettare e aggiornare il gioco per poterne usufruire. Beh ragazzi, tutti abbiamo visto che con l'ultimo aggiornamento hanno introdotto le robe nuove, i supply box, hanno messo la granata Apollo, hanno fatto un sacco di cose. Beh ragazzi, sembrerebbe per adesso che in questo aggiornamento tutto quello che verrà aggiunto, non sappiamo ancora i miglioramenti, aspettiamo i comunicati ufficiali, tutto quello che verrà aggiunto non riguarderà l'aspetto estetico del personaggio, bensì il gameplay ragazzi, quindi lo proveremo proprio sulla nostra pelle. Volevo ragazzi lasciarvi intanto, anzi ce lo andiamo a guardare assieme con un video trailer che ci arriva niente po' di meno che direttamente dalla Thailandia ragazzi, questo è in esclusiva solo per voi. La nuova mappa, il nuovo aeroplano, guardalo lì, il nuovo aeroplano che se la volteggia, molto bello. Ed ecco ragazzi, questa un'altra parte nuova, la andremo a vedere più avanti nelle immagini. Guardate, ci fa vedere i posti nuovi della mappa collegata da una parte all'altra con dei ponti meravigliosi, lunghissimi, un sacco di aree che vanno a dividere la pianura dalla montagna. Guardate di nuovo i prefabbricati, un sacco di nuove location, tutto nuovo ragazzi, la nuova mappa, oltre ad includere tutte queste, guardate il ponte, guardate che meraviglia, guardate che roba, oltre ad includere i nuovi posti ragazzi, guardate come si chiude il video, guardate come si chiude questo video ragazzi, attenzione, attenzione, poto! I nuovi veicoli ragazzi, trattore, deltaplano, e ce ne sono altri due che non voglio spoilerarvi, tornate indietro, anche perché uno dei due ce l'ho proprio in fotografia e adesso fra qualche istante andremo a vedere qualche fotografia trapelata dagli archivi interni della NetEase che propongono tutto quello che avete visto nel piccolo video che grazie alla pagina Facebook ufficiale siamo riusciti ad entrare in possesso. Prima però ragazzi di andare a vedere le foto, e dai lasciate un bel like, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto per questo video iscrivetevi al canale, mannaggia se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, mi raccomando. Beh ragazzi, beh, andiamo a vedere Patank. Qua dici, Xuder, cos'è che mi stai facendo vedere? Questa qua è la mappa, già me l'avevi fatto vedere. Ah, vero amico mio, vero, ma guarda bene in alto a destra ragazzi, il numero di giocatori simultanei non saranno più 120, saranno 160 ragazzi, non è possibile, forse uno dei giochi per mobile credo sia l'unico con una tal ampiezza del server da ospitare 160 giocatori contemporaneamente. Meraviglioso, lì ne vediamo 148 nella fotografia, ma sono, mi è stato detto, non ve lo posso sottoscrivere, che dovrebbe essere 160 il numero
Massimo, andiamo avanti con la seconda foto. Trunk, guardalo qua, Hovercraft ragazzi, nuovo veicolo d'acqua e da terra, perché l'Hovercraft ragazzi va sia sull'acqua che sulla terraferma, quindi già mi immagino le cose ignoranti che faremo in live con l'Hovercraft in mezzo ai campi di grano. E finalmente NetEase ha anche esaudito il mio desiderio, quello di darci la possibilità di guidare i trattori. Li ha messi lì, ma dai la possibilità di guidarli, porca miseria. Hovercraft ragazzi, meraviglioso, meraviglioso, e non finisce qui, guardate ragazzi, verrà introdotto il lanciarazzi, sembra davvero di giocare a Battlefield ragazzi, l'RPG entra di diritto nella lista delle armi disponibili, avrà due colpi sicuramente in canna, due rocket in canna, esattamente identico a quello di Battlefield ragazzi, meraviglioso, danni a zona devastanti, già mi immagino il team con l'RPG lì a devastare se ci mettessero prima o poi i veicoli volanti, mamma mia non ci pensiamo, perché mi ricordo quando con l'RPG tiravo giù gli aerei nemici su Battlefield, ma questa è un'altra storia. Ecco ragazzi, ecco, questo è, vi avevo detto nello scorso video dove parlavamo appunto dell'aggiornamento che questa era una nuova area della mappa, no, no, mi è stato detto di fare una rettifica, questa ragazzi è la nuova lobby iniziale, cioè quella parte dove siamo tutti e 120, adesso 160 ovviamente, fermi ad aspettare che parta l'aereo, quindi la nuova lobby prevede questo schermo meraviglioso, questo palcoscenico con 2 milioni di casse ai lati, tavolini per l'aperitivo e poi tutti, oh cacchio il microfono, tutti a scannarsi nell'isola. Proseguiamo, ecco, lo vediamo meglio ragazzi, dovrebbe essere l'ultima fotografia questa, nuovamente l'RPG, lo stiamo vedendo, non ci viene detto il caricatore completo di quant'è, noi prima abbiamo visto due, magari terrà una dozzina di razzi, forse meno, non lo sappiamo. Ed infatti finisce la carrellata di immagini che vi volevo proporre con l'isola di nuovo. Beh ragazzi, io spero che voi abbiate apprezzato davvero tanto anche questo video sull'aggiornamento che potrebbe arrivare, se non questo giovedì, il prossimo, comunque entro fine mese arriverà ragazzi. Vi ricordo per l'ultima volta di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi a questo canale YouTube, ma anche di andare sulla pagina Facebook ufficiale di Rules of Survival Italia. Noi ci vediamo presto! Ciao!